Ciao a tutti! Oggi prepareremo il polpettone di carne con funghi e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono carne tritata, pangrattato aromatizzato, parmigiano, pecorino, prezzemolo, basilico, uova, sale, pepe, speck, formaggio a fette, olio evo, funghi surgelati, dado vegetale bimbi, patate a fette, scalogno, vino bianco e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino e il parmigiano e il prezzemolo e il basilico. E li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la carne tritata, il pangrattato aromatizzato, le uova, il pepe, il sale. Facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo su un foglio di carta da forno. Schiacciamo bene con le mani e formiamo un rettangolo. Adesso facciamo con lo speck e con il formaggio. Adesso andremo a formare il polpettone aiutandoci con la carta da forno. Chiudiamo bene i bordi e rivestiamolo con lo speck. Trasferiamolo nel baroma. Mettiamo un po' di patate. Il resto delle patate le metteremo nel vassoio. Qualche fungo. Condiamo con un po' di sale. Un po' di pepe. Chiudiamo con il coperchio e mettiamo momentaneamente da parte il varoma. Senza aver lavato il boccale, mettiamo nel boccale lo scalogno e tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo i funghi e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi,
antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il vino bianco ed azioniamo il bimby per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1, senza misurino. Aggiungiamo l'acqua, il dado, il pepe. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo il varoma e facciamo cuocere per 40 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità 1. Il polpettone è cotto. Trasferiamolo in un piatto da portata. Anche la salsa ai funghi è cotta. Versiamola sul polpettone. Polpettone di carne con funghi e patate. Grazie e alla prossima ricetta.